Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretta la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 2, capitoli 43 e 44, 25 giugno e 4 luglio 1899. Continua Gesù a farsi vedere questa mattina di tanto in tanto, partecipandomi qualche poco delle sue sofferenze, e qualche volta si vedeva anche il confessore unito a lui. Siccome egli mi aveva detto di pregare per certi suoi bisogni, vedendolo insieme con Nostro Signore, ho cominciato a pregare Gesù che lui esaudisse in ciò che egli voleva. Mentre io lo pregavo, Gesù, tutta bontà, si è voltato al confessore e gli ha detto: «La fede voglio che ti inondi dappertutto, come quelle barche che sono tutte nel mare, circondate dalle acque. E siccome la fede sono io stesso, essendo tu inondato da me che tutto possiedo, posso e do liberamente a chi in me confida, senza che tu ci pensi a quel che verrà, al quando e al come che farai, io stesso, secondo i tuoi bisogni, mi presterò a soccorrerti.
Poi ha soggiunto: se ti eserciterai in questa fede, nuota quasi nuotando in essa, in ricompensa ti infonderò nel cuore tre gaudi spirituali. Il primo, che penetrerai le cose di Dio con chiarezza e nel fare le cose sante ti sentirai inondato da una gioia, da un gaudio tale che ti sentirai come inzuppato, e questa è l'unzione della mia grazia. Il secondo è una noia delle cose terrene e sentirai nel tuo cuore una gioia delle cose celesti. Il terzo è un distacco totale da tutto. E dove prima sentivi inclinazione sentirai un fastidio, come da qualche tempo lo sto infondendo nel tuo cuore e tu già lo stai sperimentando. E per questo il tuo cuore sarà inondato dalla gioia che godono le anime nude, che hanno il loro cuore tanto inondato dall'amore mio, che dalle cose che le circondano esternamente non ne ricevono alcuna impressione. Questa mattina, avendomi Gesù rinnovato le pene della crocifissione, si trovava insieme alla nostra mamma Regina. E Gesù, parlando di lei, ha detto: il mio proprio regno fu nel cuore di mia madre. E questo perché il suo cuore non fu mai minimamente disturbato, tanto che nel mare immenso della passione soffrì pene immense, il suo cuore fu passato da parte a parte dalla spada del dolore, ma non ricevette un minimo alito di turbazione. Quindi, essendo il mio regno un regno di pace, perciò potetti in lei stendere il mio regno senza ricevere nessun ostacolo e liberamente regnare. Avendo Gesù seguitato altre volte a venire, vedendomi io tutta piena di peccati, gli ho detto: mio Signore Gesù, mi sento tutta coperta di piaghe e peccati gravi. Deh, ti prego, abbi pietà di questa miserabile. E Gesù: non temere, che non ci sono colpe gravi. E poi si deve avere orrore della colpa, ma non disturbarsi, perché l'agitazione, da dovunque venga, non fa mai bene all'anima. Poi ha soggiunto: figlia mia, tu sei vittima come io lo sono. Fa che tutte le tue opere risplendano con le stesse mie intenzioni pure sante, a ciò che, ritrovando in te la mia stessa immagine, possa liberamente versare l'influenza delle mie grazie, così ornata potrò offrirti come vittima odorosa innanzi alla divina giustizia. Ci vorrebbe molto tempo per meditare bene e adeguatamente questi due capitoli. Con l'aiuto di Dio cercheremo di farlo nei limiti di tempo concessi da una meditazione quotidiana. Gli argomenti sono molto semplici: da un lato la fede e le sue conseguenze, e dall'altro l'assoluta necessità, ecco, di custodire l'anima aliena da ogni minima forma di agitazione e turbamento. Li vedremo insieme. Già altre volte abbiamo meditato, perché nei primi volumi Gesù diverse volte parla della fede. C'è stata una sezione delle meditazioni, ricorderà chi è costante nel farle, che parlava proprio della fede, della speranza e della carità, dove Gesù illustrava le tre virtù teologali. Qui, diciamo così, personalizza il discorso sulla fede a un sacerdote, ma chiaramente, analogamente, gli effetti che Gesù promette possono e devono considerarsi conseguibili anche da un'anima che non ha la grazia del ministero sacerdotale, purché però si viva questa fede. Ecco, la fede di cui qui Gesù parla non è la fede semplicemente, che è già una cosa grossa, la fede virtù teologale per mezzo della quale noi facciamo nostre tutte quelle verità, dalla prima all'ultima, che sono al di sopra e al di là della portata della nostra ragione, anche se non contrarie ad esse, e vi aderiamo fermissimamente senza alcun dubbio, non per la loro evidenza o per la loro dimostrabilità, ma per l'autorità
della fonte da cui provengono, che è Dio, che non sbaglia, non può sbagliare, non inganna, non può ingannare, non mente e non può mentire. Questa fede è il pilastro della nostra vita interiore e guai, insomma, ecco, se si dovesse qualche volta, ecco, mettere in non sufficiente luce, come per la verità, ecco, negli ultimi decenni, da parte di qualche corrente, chiamiamola spiritualisteggiante, anche dentro la Chiesa Cattolica, si tende a fare, ecco, si riduce la fede alla cosiddetta esperienza di Dio, senza ancorarla a nulla di solido, poi fino a giungere al paradosso che alcune importanti verità di fede o di morale vengono ignorate o addirittura negate in alcuni casi, no? Questo non ha niente a che fare adesso con quest'altra dimensione della fede. Gesù qui parla della fede che sposta le montagne, quella di cui parla il confessore è la fede ulteriore, diciamo così, no? È quell'aspetto ulteriore della fede che non è semplicemente l'adesione dell'intelletto, ecco, attraverso l'aiuto della volontà che gli ordina di aderire a ciò che è più grande di lui, che è appunto la virtù teologale, ma è lo stato di totale abbandono in Dio. Come una barca nel mare, quindi essere completamente è quello che San Paolo chiama il giusto vive di fede. Usa questa espressione lapidaria, forte, no? Oppure tutte le volte che nel Vangelo di San Giovanni sembra che l'unico peccato che esista è non credere in colui che il Padre ha mandato, no? Ma non è questa la legittimazione dell'eresia luterana che diceva che basta credere e il resto non serve a niente, ma è appunto questa concezione dilatata, totalizzante, oserei dire, quindi onnicomprensiva della fede, che mette in una relazione unica, insomma, con Gesù. Quindi chi in me confida senza pensare a quello che verrà, a quando e a come faremo questa o quell'altra cosa. Senza pensare a quello che verrà, numero uno. Ci sono molte anime devote, Gesù parla diverse volte negli scritti di Luisa delle anime devote, facendo qualche caritatevole requisitoria, nel senso di evidenziare come molte anime devote, che magari stanno anche tranquille nella loro devozione, fanno molte cose che a Gesù non piacciono, alcune che non gli piacciono proprio per niente, altre che gli dispiacciono non poco. Allora, chi ha la fede granitica, i salmi dell'Antico Testamento dicono: noi non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare, tremino pure, si gonfiano le sue acque. Noi non vacilliamo. Sappiamo bene, ecco, che penso che tutti coloro che anche ascoltano queste catechesi siano molto aggiornati sui movimenti via web e non via web, ecco, di molti preoccupati di tante situazioni, oggettivamente alcune certamente non rosee, che si prospettano a vari orizzonti. E vivono nell'angoscia di quello che deve accadere, di quello che verrà, chi lo sa cosa avverrà. Non è roba propria di persone che vivono nella fede, senza che tu ci pensi a quello che verrà. A quando, vedete, no? Quando si parla, per esempio, alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Quando trionferà il cuore immacolato di Maria? Comincia a affannarsi, a pensare, mo adesso il centenario è quasi finito, quindi chi pensava che trionfasse nel 2017, tra poco dovrà resettare gli orologi, no? E il quando non ha nessuna importanza. Quando muoio, quando Dio vuole, quando trionfa il cuore immacolato di Maria, quando i tempi saranno maturi. Quando vedremo la fine di tutte quante queste legislazioni inique che stanno facendo i paesi occidentali? Quando Dio interverrà? Anche, certamente questo non è la legittimazione del disinteresse o della inerzia inoperosa, fatto, no?
Noi preghiamo, offriamo, soffriamo nella divina volontà e operiamo, d'accordo? Facciamo quello, ciascuno al nostro posto, tutto quello che è necessario perché adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, questo è evidente. Ma senza a stare a pensare quando, quando, quando. Né tantomeno come, sia come Dio interverrà, come Dio opererà, come Dio farà, ma sia anche a come faremo, come farò a fare questo, come farò a fare quest'altro. Sono tutte quante modalità estranee alla fede. Noi dobbiamo renderci conto che tutte queste disposizioni sono disposizioni interiori. Io continuo a vedere in tante anime e ho l'incapacità di discernere le proprie reali emozioni interiori, oppure fare finta di niente, ancora a volte nascondendosi davanti agli uomini, non sapendo che è Dio che vede quello che c'è dentro il nostro cuore e che lo gradisce o non lo gradisce, a seconda che corrisponda o no a questo che abbiamo visto. Temere gli uomini, anche temere uomini di Dio, qui Gesù sta parlando a un confessore, quindi non è cosa gradita al Signore, è gradito che noi viviamo sotto i Suoi occhi, questo è un altro punto fondamentale della vita di fede profonda, e che sottomettiamo a Lui i nostri pensieri, tutti. Se si fa questo, Gesù dice, parla, promette tre gaudi spirituali che sono chiaramente vivibili anche da chi non è sacerdote. Il primo, penetrare le cose di Dio con chiarezza e nel fare le cose sante essere inondati da una gioia, da un gaudio che ti sentirei qua come inzuppato. Le cose sante sono tutte per un sacerdote, no? Amministrare un sacramento, amministrare un sacramentale, ascoltare una confessione, pregare, fare l'adorazione, dire il rosario, dire il breviario. Ecco, le cose sante, un prete è circondato da cose sante. Queste cose sante si possono fare con tiepidezza, per spirito d'abitudine, addirittura con noia, ecco, con nausea, o con un minimo di senso del dovere, si possono addirittura trascurare, insomma, in alcune circostanze. Quindi. Oppure fare in questo modo. Farle bene è, diciamo, alla nostra portata, nel senso, con l'aiuto della grazia si possono sempre fare bene. Ecco, ma la gioia tale da essere inzuppati, questo non ce lo possiamo dare da soli. Così come penetrare le cose di Dio con chiarezza, no? Quindi avere quell'intelletto profondo che immediatamente ti fa comprendere alcune cose, si capisce subito, insomma, che questo non è farina del nostro sacco, ma che è un dono di Dio. Altra cosa è la noia delle cose terrene e la gioia delle cose celesti. Le cose terrene, per carità, servono alla vita terrena, ma il cuore non può essere attaccato a nessuna delle cose terrene, così come a nessuna creatura terrena, nessuna, dico nessuna. Noi possiamo attaccare il nostro cuore soltanto a Gesù e alla Madonna, e evidentemente in maniera subordinata a tutto ciò che ci conduce a Gesù e alla Madonna, certamente in relazione di mezzo al fine, mai a nulla e a nessuno per se stesso. Ecco, su questo secondo aspetto chiaramente bisogna esercitare una grande vigilanza interiore, appunto perché occorre essere distaccati totalmente da tutto, e questo distacco è un fatto interiore. Si badi a non giudicare mai frettolosamente, lo si lasci fare a chi ha la grazia di stato per farlo, le disposizioni delle altre persone, perché il distacco è un fatto interiore. Si possono dare delle circostanze, e io ne conosco alcune, dove ad un apparente attacco corrisponde un sostanziale distacco che a poterlo vedere e contemplare suscita invidia, santa invidia chiaramente, no? Nel senso di dire magari che avessi io una forma di distacco simile a questa, perché delle volte
L'apparenza inganna. Noi quando sentiamo queste cose, attenzione, quando facciamo le meditazioni o quando si ascoltano le prediche, ecco, non ascoltiamo mai le prediche per gli altri. Cioè, ah, vedi, questo è così, ma vedi, c'è quella persona che è colà, quest'altra persona che è cosà, eccetera, eccetera. Non avvenga mai una cosa di questo genere, perché le cose dobbiamo applicarle alla nostra vita. E a lasciare che la vita del prossimo ci pensino nostro Signore e la Madonna, ecco, che sono gli incaricati e coloro a cui stanno a cuore le anime prima e più che a noi, preti compresi. Poi c'è l'argomento turbamento e agitazione spirituale. Questo è un argomento amplissimo. Gesù porta l'esempio della Madonna anche in un'altra circostanza, ha detto queste cose. La Divina Maria non ha conosciuto cosa significasse essere turbati, ma questo lo scrive chiarissimamente San Luigi Maria Monfort nel Trattato della Vera Devozione. Proprio quando parla degli apostoli degli ultimi tempi, che tra le cose che dice è senza turbarsi di nulla e senza mettersi in pensiero, in pena per nulla, questo significa nulla, nulla. Immaginiamo la vita della Madonna, no? Cioè, arriva il decreto di Cesare Augusto, tra poco arriva Natale. Cioè, è chiaro, col decreto di Cesare Augusto c'era da mettere in moto un qualcosa, no? Quindi una cosa umanamente parlando impegnativa per quei tempi, in un momento dell'anno, insomma, non proprio florido, no? Era dicembre, quindi fa freddo pure in Terra Santa a dicembre, quindi non fa freddo soltanto un po' meno, ma fa freddo anche lì. Non era come oggi, no? San Giuseppe e la Madonna erano due poveri uomini, insomma, no? Infatti sono andati senza fissa destinazione e poi sappiamo, insomma, dove è nato Gesù, no? Ma tutto questo era tutto quanto divina volontà. Cioè non ci si può turbare quando si vive nella divina volontà, non è possibile. Ma veramente non è possibile, perché qualunque cosa accada, ma proprio qualunque, 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 è divina volontà. Qualunque. Dice, ma come vengono gli islamici con i macete sotto casa e mi tagliano la testa? Beh, benissimo. Dice, ti turbi? Ci turberemmo dinanzi a una cosa di questo genere. E dice, ma questa è una cosa grossa, questa qua. Insomma, come fai a non turbarti se vengono gli islamici con le scimitarre e con le cose? Certamente, non è mica tanto facile. Ma la Madonna non si è turbata dinanzi alla passione di Gesù. Soffrì pene immense, il suo cuore fu passato da parte a parte dalla spada del dolore, ma non ricevette un minuto alito di turbazione. Perché non aveva nessun dubbio che tutto quello che stava accadendo, fin nei minimi dettagli, quindi fin ai particolari, insomma, cruenti, inumani, di quella carneficina che è stata la passione del figlio, le sapeva che non c'è stato neanche uno sputo non disposto dalla divina volontà, neanche uno, neanche uno. E quindi, nonostante il dolore è immenso, la Madonna non si turba. Questa assenza del turbamento è figlia diretta della fede, cioè. Insomma, la Sacra Scrittura e anche la testimonianza dei santi, cioè, quando Nabucodonosor ha preso i quattro giovani israeliti rabbuttati dentro la fornace ardente da 400 gradi, quelli camminavano a brezza leggera e erano in tre, erano in quattro. Quando San Giovanni Evangelista l'hanno buttato dentro la pentola con l'olio bollente, quello è uscito come se fosse fatto il bagno, non si è fatto niente, non si è fatto. Ci sono state tante storie di questo genere qui. Ci sono state storie di martiri che sono andati davanti ai leoni e i leoni se ne sono filati per niente. D'accordo? O la storia non mi ricordo se era Santa Agnese, forse, che volevano violentarla prima di ucciderla. Volevano sollevare, è diventato un corpo che pesava più di una pietra di 40 tonnellate e nessuno è riuscito a mettergli un dito addosso, insomma, no? Tutti coloro che volevano violarla. Quindi. Cioè, è piena di queste storie qui la vita dei santi. Quindi, non l'hanno violentata quella lì. Cioè, a Gesù, per esempio, gli hanno fatto di tutto, tranne
che offendere oltre la misura del lecito il suo pudore, la sua purezza. I crocifissi venivano crocifissi nudi. Da quello che sappiamo, certamente Gesù non è stato crocifisso nudo. Lì il padre ha detto: no, questo non si fa. E non si è fatto, nonostante che fosse la norma, non si è fatto. Non si è fatto. Ed era, ripeto, la norma. Alla Madonna nessuno l'ha sfiorata manco con un dito. D'accordo? Ha sofferto la passione spirituale, sì, si è sentita sicuramente un sacco di parolacce, sì, un sacco di offese, sì. Quello che hanno sentito le sue orecchie e visto i suoi occhi è inimmaginabile, ma nessuno l'ha toccata neanche con un dito. Non parliamo della sua purezza, d'accordo? Ma non è mai stata usata violenza fisica contro la Madonna, mai, da nessuno. Le ha fatte lei le penitenze, e si è versato un po' di sangue, come io personalmente non ho alcun dubbio che fosse, l'ha fatto in privato, nella sua stanzetta, ma nessuno le ha fatto violenza, nessuno le ha usato violenza. Perché? Perché Dio non vuole che nessuno toccava la sua diletta, non si tocca, ci penso io a farla soffrire per la corredenzione dell'umanità, lo decido io. Quindi il turbamento non ci può stare in un'anima, perché la presenza del turbamento, anche minimo, vuol dire che anche minimamente tu non sei unito alla divina volontà, non c'è niente da fare, è un'equazione matematica, voglia di ma noi siamo umani, ma qua dico, beh. Punto. Siamo umani, quindi non ancora divini, non uniti alla divina volontà. Quando uno è unito alla divina volontà diventa tutto divino, tutto, non l'80% della mia vita diventa divina e il 20% rimane umana. No, e Gesù, andiamo verso la conclusione, fa una postilla. Perché noi abbiamo l'illusione di alcune cause sante di turbamento, d'accordo? Dice no, io non mi turbo, però quando ripenso ai miei peccati, è un disastro, guarda. Si deve avere orrore della colpa, ma non disturbarsi, sia della colpa in quanto tale, sia delle colpe vere o presunte, come se fossero anche peccati oggettivamente gravissimi, commessi nella vita passata. Perché il demonio soffia su queste cose qui. Ci sono molti modi disordinati di chiudere i conti o di non chiuderli con il nostro passato. C'è chi fa finta che non sia successo niente e questo non va bene. D'accordo? C'è chi dice, vabbè, ma tanto questa cosa è successa 20 anni fa che bisogna c'è che la confesso e questo non va bene. C'è chi però, anche dopo, che ha avuto la grazia del pentimento, di vederli bene in faccia, di confessarli e anche di farci una buona penitenza sopra, continua a ripensarci, ma non come santamente ci si può a volte pensare. Quindi io ripenso alle cose che ho fatto per crescere nella gratitudine verso il Signore che mi ha perdonato, nel senso della mia piccolezza, nell'umiltà, nel senso di dire non posso giudicare nessuno perché guarda che ho fatto io. E se il Signore non mi avesse salvato, starei continuando. E se mi toglie la mano dalla testa, farei di peggio. Questi sono tutti quanti modi santi di pensare ai peccati della nostra vita passata. Ma ci sono i modi malati. Guarda che ho combinato. Ma come faccio io ad entrare nel regno della divina volontà con tutto quello che ho fatto in passato, per esempio? Siamo sicuri che il Signore mi abbia perdonato? Oppure quell'apparente rimorso, che però in realtà è superbia, per la quale noi non vorremmo mai aver fatto certe cose, ma se uno ci pensa bene, non per amore di Dio, ma perché, come dire, ci dà fastidio, e qui interroghiamo bene il nostro cuore, di dire, ho fatto questa cosa. E guardate che dicono i maestri di spirito che a volte il Signore permette che si cada in colpe gravi, perché comunque anche una colpa grave è una permissione divina, attenzione, che questo non vuol dire che perda né la gravità né la responsabilità né che si vada all'inferno se uno non si pente, d'accordo? Chiusa parentesi, perché il Signore la tollera, la permette perché ne possono derivare esperienze positive, ma non la vuole in nessun modo, quindi cerchiamo sempre di essere
precisi e attenti a non andare a dire sciocchezze o eresie. E però, dicono questi spiriti, a volte permette una cosa del genere perché sa che se sarà ben utilizzata sarà l'unico modo per mantenere una persona umile. Qualcuno interpreta, per esempio, in questo modo il triplice rinnegamento di Pietro, che fu un peccato non mortale, fu un peccato mortale plurimo, perché oltre ad aver rinnegato Gesù ci ha pure spergiurato sopra, e con la circostanza aggravante di averlo fatto, insomma, davanti a una cortigiana, insomma, ci dicono i Vangeli, no? Quindi adesso stava davanti al Presidente della Repubblica, stava dinanzi ad una povera donna, insomma, no? Di bassa condizione, insomma, no? Ecco, quindi ci ha avuto paura pure di questa, insomma, no? Ecco, quindi. Eppure, con l'aver toccato quel fondo, per una persona che poi avrebbe dovuto, come capo della Chiesa, portare sulle spalle tutte le infermità, tutte le miserie, tutte le debolezze dei discepoli di Gesù, e quindi condire con un po' di compassione e di misericordia quella sua integrità che emerge dai Vangeli d'animo, quella sua fermezza, schiettezza, anche risolutezza, si vede anche se uno legge le lettere di San Pietro, insomma, com'era quella persona, ma già anche nelle lettere si vede che è una personalità lavorata dalla grazia, molto probabilmente anche per questa esperienza che ha fatto. Quindi non bisogna disturbarsi, meno che mai, lo sappiamo, le forme degenerate, diciamo così, di disturbo per i peccati sono per esempio gli scrupoli o i sensi di colpa, che rasentano poi delle malattie che possono diventare delle forme, diciamo, psichiatriche, no? Delle forme di autentiche, insomma, paranoie, che se non si curano dopo veramente bisogna intervenire con strumenti che vanno al di là, diciamo così, dello spirito. Ma bisogna ricordare, scrivere nel nostro cuore questa frase di Gesù, che l'agitazione da dovunque venga non fa mai bene all'anima, non fa neanche bene all'anima. Facciamo qualche altro esempio prima di chiudere. Vado a messa e vedo un sacerdote scellerato, che sta proprio, Padre Pio diceva, sì, Padre Pio, Don Dolindo diceva, acciavattando la messa, usava questo termine che fa un po' ridere, no? Diciamo, proprio scellerato, che sta lì con l'orologio, corre, sembra che manco ci crede, fa tutte cose strane. Allora, certo, queste sono cose che fanno soffrire, immaginiamo la Madonna sotto la croce. Ma deve essere una sofferenza pacifica. Ma guarda, e come stiamo ridotti, e guarda la Chiesa come sta ridotta, e adesso è così, non c'è più niente da fare. Cioè, se uno comincia a pensare in questo modo, non viene da Dio. Allora bisogna dire bravo a quel prete. Non bisogna dire bravo a quel prete. Si soffre, quindi tu durante quella messa soffrirai, offrirai tutto quanto a Gesù, farei un po' di preghiere perché dia la luce a quel sacerdote e degli atti di fiducia che, nonostante il comportamento non proprio santo, almeno apparentemente tale, di qualcuno dei suoi ministri, la Chiesa era sua e quando trionferà il cuore immacolato di Maria tornerà a splendere sempre più bella e più bella di prima. Basta, non occorre aggiungere altro. Certo, ho detto che la santità nella divina volontà è la santità delle santità. D'accordo? Quindi, e sono queste, insomma, le vette a cui il Signore ci chiama di giungere. Gesù fa infine un richiamo alla purezza dell'intenzione, ricordiamo sempre qualunque cosa che non sia fatta solo per lui o per lei, ma che in qualche modo sia sempre fatta sotto gli occhi degli uomini per farsi lodare, per farsi riconoscere, per farsi dire bravi o semplicemente per apparire o comparire ai loro occhi, davanti a Dio non vale, non solo non vale nulla, ma lo irrita delle volte. Noi non possiamo abbassarci, perché è un abbassamento ad agire per amore della creatura. Chi è la creatura? La creatura è come me, cioè è un essere umano, d'accordo? Sì, può essere un prete, c'è una dignità superiore agli angeli, certamente, va bene, ma è nella sua comunque essenza ontologica, almeno originale, un essere umano, lo rappresenta il Signore, certamente, ma non è il Signore, ecco. Quindi dobbiamo fare sempre attenzione al controllo sulle intenzioni. Cioè, per le anime devote, le confessioni andrebbero fatte assai bene,
diceva mio vecchio padre spirituale, una coscienza che ha cambiato marcia si riconosce da questo. Sa riconoscere i peccati di omissione e sa riconoscere i peccati di pensiero, li tira fuori tutti. Non importa se è un pensiero, perché dice, ma ho dato il consenso al pensiero balordo, non fa niente. Si possono confessare anche le tentazioni. Tu puoi anche dire, mi è venuto questo pensiero per la testa, ma non l'ho consentito. Certo, se ti viene un pensiero balordo e tu ne parli con qualcuno, sicuramente è consentito. Quindi, e c'è peccato. Può essere anche mortale un peccato di pensiero, a seconda delle circostanze. Ecco. A questo bisogna arrivarci. Perché non basta per noi dire non ho fatto niente perché veramente non ho fatto nessuna maldicenza e non l'ho fatta, non mi sono arrabbiato, non mi sono arrabbiato. Cioè, quando si comincia un pochino a entrare nel regno della divina volontà, alcune cose scompaiono, d'accordo? Scompaiono, eh? Non vedete le parolacce non si sa manco cosa sono nel regno della divina volontà, non esistono proprio, d'accordo? O non parliamo poi di tutta l'altra materia scabrosa, insomma, dell'impurità che è come se non esistesse. Però tutte queste cose esistono e come? E sono altamente rilevanti. Il turbamento è un fatto interiore, l'intenzione balorda è un fatto interiore, il pensiero balordo è un fatto interiore, la mancanza di fede è un fatto interiore, la mancanza di abbandono è un fatto interiore, il preoccuparsi di quello che verrà è un fatto interiore, il preoccuparsi di quando le cose andranno meglio è un fatto interiore, il preoccuparsi di se, come, quando succederà questo o quell'altro è un fatto interiore. Quindi è quello che ci frulla dentro la testa, a cui dobbiamo fare sommamente attenzione, altrimenti. Ripeto, ricadiamo sempre, non lo dirò mai abbastanza, nell'illusione spirituale che ci pensiamo, insomma, di essere grandi cittadini onorari, magari principi del regno della divina volontà, quando ancora non abbiamo varcato la porta d'ingresso. Ti contempliamo oggi, Divina Maria, come colei in cui non c'è stata mai l'ombra del turbamento. E contemplandoti in questo modo, sapendo che questo anzitutto vuoi da noi, ecco, ti chiediamo la grazia di poter custodire sempre questa profondissima pace e serenità del cuore, imperturbabile dinanzi a qualunque evento, crescendo sempre più in questa disposizione interiore, fino a raggiungere veramente, come auspichiamo, quello stato veramente di imperturbabilità interiore, di pace ininterrotta, dentro la quale si muove Dio e possiamo tranquillamente, facilmente riconoscere la sua voce, assecondare le sue ispirazioni, discernere con estrema facilità i pensieri che non vengono da lui, le tentazioni del nemico, le emozioni malsane, i desideri non buoni, eccetera. Ottienici questa grazia e che possa questa disposizione radicarsi nel nostro cuore, perché possiamo entrare davvero in questo oceano pacifico e inviolabile che è il regno del Divino Volere. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per
Liberati da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico con la divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.